Un evento diffuso, L'Aquila Suona, che ieri sera per la perdonanza numero 730 ha portato in centro storico più di 20.000 persone, vicoli e piazzette con band e artisti locali, performance di danza delle scuole cittadine nei palchi principali. Un appuntamento che ormai si ripete da qualche anno, da quando il direttore artistico Leonardo De Amicis, con il comune, ha deciso di ripristinare quella che nelle vecchie perdonanze era chiamata l'Isola Sonante. L'esperimento ha avuto successo in tutte le edizioni e anche ieri sera, quando il centro era davvero stracolmo di un pubblico di tutte le età, compresi i turisti. Arte, cultura e musica che si sono intrecciate per una notte con cortili aperti, ad ospitare mostre e esposizioni, piazzette con gruppi locali, 9 le postazioni, un passeggio davvero gradevole per tutti. A conferma dei grandi numeri, la difficoltà di parcheggiare e tutti i locali di intrattenimento pieni. Alta anche la qualità artistica delle band e dei gruppi di danza che si sono esibiti. Stasera però il grande concertone che riporta per la prima volta per un grande evento la gente nella rinnovata Piazza Duomo. Achille Lauro e Roseville Line, concerto e senza sedie, si starà in piedi a differenza di Colle Maggio per ospitare anche più persone, dal momento che i biglietti per i due artisti sono andati subito sold out. La navetta del centro storico questa sera proseguirà le corse fino all'una, proprio per consentire il deflusso da Piazza Duomo.